stanco da Sam, eh? Ben fatto, Sam. Abbiamo integrato due stazioni secondarie nella rete chirale. Ne manca solo una. Quando esco io sono due cose. Prima dice quello che sì, per Stati Uniti, però non mi riesco alle UCA. Cioè, che senso ha? Cioè, voi Stati Uniti però vai contro le pubbliche federazioni. Alla fine è questo, sono unici, cerca di essere uniti in questa rete chirale e condividere le informazioni, almeno per ora. Almeno per ora, poi non so cosa vogliono fare loro. La cosa che non capisco è perché, diciamo... Ed è anche dopo anche ingegnere che mi ha detto a dirvi che vada delle come la come nostra cara amica si sia unita si sia un po' sta vicina a terroristi e chi pensa con dire che non sia innocente chi come anzi dice ah però lei siete dei terroristi, lei ha provato questo però forse lei è solo la sua vittima, cioè questi qua ha fatto molto bene a fraggiare Express e subito a, soprattutto a lei a fraggiare stessa che insomma vi dico come si sono opera. Dice che ci ha preso una mano, ma si vede che il corpo suo era tutto rovinato da quello che è successo. Da questa parte no. Cioè, dice che lei fa parte della fa parte dei terroristi. Non dice che lei è stata la prima vittima, tradita da coloro che pensavano fossero amici. Ma vabbè, lasciamo stare questo. Noi stiamo ora sotto Andy a fare l'ultima consegna. Qui c'è una scala. Mamma. Babba via. Posso mettere qui anche una scala? Che ho le armi, vabbè, difendermi dai scialli, sinceramente. Allora, fatto la consegna, credo smarrito, tutto. Non ti libero. Oh, Luci, grazie, grazie. Ehi, Sam, come va? C'è appena detto tu. Hai fatto per noi più di quanto potevamo chiedere. Non pensare che non lo sappiamo. Almeno lo sa. Scritto livello 2, vedete che è buono lavorare con l'ingegnere. Grande fungi livello 2, più banda larga, ci dà qua miglioramento delle ceramiche. E... anche lui è felice. Grazie, alla prossima. Grazie a te amico mio per tutto quello che mi dai. Cioè scritto livello 2 è... Nuovo ordine. Vediamo c'è qualche ordine. Anzi, poi vediamo... ottenere materiali, ecco. Resina. Dammi una ceramica. Dimmi che è ceramica. Ecco qui 40. 1 6. Penso che bastino. Abbiamo 8 metri di peso. 101 kg. Sapete che abbiamo 80. Penso che bastino. C'è anche altri sotto. Quindi. Penso che basta già mica così tanto, eh. Ordine un po', ordine stanno, vabbè. Se non c'è un diverso SM lasciamo stare, siamo 101 kg. Ma possiamo farci, dico siamo alla strada, ragazzi, grazie a te caro. C'è anche il suo scherzo livello 2. E così non ce n'è per nessuno. No vabbè. Uca, come la tua prima strada, grazie. Wow, figata questa. Wow, perfetto. Però quanto è lunga questa strada da vedere. Penso che... è infatti solo questa parte qui. Dovrei continuare a costruire in pratica. E qui è Gizun, quindi qua non ci sono cose materiali. Una moto vorrei, una moto, ti prego. Dove si riposa? Una parola. Allora, accettiamo ordine. Diciamo che lo evitiamo un poco. Diciamo. Si consegna 30 kg. C'è un po' di peso. Ok,
Che ci manca qui? Un po' meglio. E non tutti li siano. Devo riposare, ma non so se me... Non si arrende mai. Ne ho chiesto cosa possiamo fare bene. Vediamo che non è granché, cioè di da spinta L in più ma non di più di tanto. Posso usare questi? Dimmi che posso usare. No, tutti grossi. Maledetti. Maledetti. Che succede davanti a noi? Siamo giusti? Sì, ho preso la sinistra, quindi siamo arrivati. Ah, ci abbiamo fatto stare questa infezione in una zona un po' più ostile, diciamo. Eh sì, forse mi ricordo questa missione ora qui, dove io mi sono bloccato con l'evento sul gameplay su PC. Che lui mi diceva di andare nella zona dove c'è un'esplosione, che prende il CA, che c'è una cosa importante, se fai quello potrò... alle armi, alle UCA, mi sa che è questa missione, quindi... E lì c'è tutta l'esplosione. Segna carico. Non sei della Fragile Express, vero? Ah, capisco. La Bridges usa i loro ID per completare la consegna. Beh, ottimo lavoro, figliolo. Questo lo prendo io. Il pacco sembra... nuovissimo. Wow! Da un po' non vedevo un carico in così buone condizioni. Grazie di cuore. So che non è stato facile. Mi ricordo che la pioggia stava rovinato, o se no. Vabbè, meglio così per noi. Sì, dai, su, dai, quante varie. Ma qual è il tuo ruolo? Si sa che Fragile era dietro all'attacco che ha distrutto Middle Knot City. Solo un idiota affiderebbe le spedizioni a quella terrorista ora. Ma eccoti qui, a sostituirla. Mandi avanti gli affari al posto suo, giusto? Non ci si può fidare di nessuno ormai. Non cercare di convincermi a unirmi alla tua rete. Lo sai perché ci sono stati tanti attacchi terroristici? Perché avete fatto incazzare i terroristi con la storia della riunificazione. Unirmi alle UCA? Tanto vale che dipinga un bersaglio sul mio rifugio. Continua a consegnarmi la roba. E andremo d'accordo. Non voglio guai. Però devo dire che mi piacciono queste tue granate ematiche. La qualità è ottima, devo ammetterlo. Le UCA dovrebbero condividere questo tipo di attrezzatura. Dopotutto da queste parti ci sono un sacco di corrieri in proprio. Se ne avessi una caterva, potrei rifornire tutta quella brava gente. Sei una brava persona, questo lo vedo. E hai consegnato l'ordine come ti ho chiesto. Ma non è abbastanza per fare quello che mi stai chiedendo. La rete chirale è un grande passo. Ma se potessi dimostrarmi che la Bridges è un'organizzazione di cui posso fidarmi... Sai che ti dico? Fai un'altra consegna per me. Ti metto i dettagli su questo terminale. Ecco, come vedo, sì, qua è il più antipatico, diciamo. Che bello che piace, no? Io non mi... tu sei come una Fragile, è una terrorista, io non mi fido, bla bla bla, bla dicendo. Poi dopo che fa? No, però sai, queste tematiche sono buonissime, se potessi averle, potrei dare un sacco di brava gente. Poi, sì, anche tu sei brava gente, magari se vuoi fare questa commissione, io mi alleo con le... Cioè, veramente, un maletto in... Stro, un nostro amico. Kilogrammi. La cassetta dovrebbe essere nel mio vecchio rifugio. È segnalato. Non dovresti avere problemi a trovare il posto. Lo aprirò da remoto quando sarai lì. No, e prenditi un po' di queste granate ematiche che hai portato. Non c'è niente di meglio quando le CA ti mettono con le spalle al muro.
Spero non ti serviranno. Cioè, è troppo controverso. Cioè, spero che non mi attacchino, però allo stesso tempo... Bro, metto una spalla al muro, è bellissimo. Allora, sì, qua vediamo se possiamo indossarle. Indossa, sì, si cambia. Mentre questa ce la buttiamo sulla schiena. Sistema tutto. Però io lascerei, allora, lascerei qualcosa qui, no? Se possiamo mettere qualcosa nella... Ecco, sì, allora, lasciamo. Lo spray magari uno... Posso lasciare l'altro, no. Poi i chiodi, togliamo tutto, che lei mi sembra che mi serva. Chiodi, rematica usata. Chiodi arrampicata, CCP, spray riparatore, stivali muli. Bossa sacco, questo è tutto distrutto, mi sembra non ancora buono. Sacco di sangue, ce lo mettiamo. Questo viene con noi. Metti in mezzo privato. Ok, sono di recchino, un bello leggero. Così posso andare anche a vedere altro. Perché c'è anche tanto altro, mi ricordo. Oddio. Ah, i quelli lì sono. Il mio pesa di più. Grandissimi. E allora, mi danno quella parte. Ecco. E qui è difficile, ragazzi. Come? Dammi... Oh, dammi una cosa. Come non mi hai niente, sto scherzando. E si sono tutti verso il grande nevoragine. Già qui non ci piace nessuno, però... Dai, qui c'è lame, quanta roba c'è qui, tanta roba. Questo viene qui con la moto, questa è una bella strada sopra, per girare tutte le macerie. Sarei felicissimo. Però non si può fare. Ci lascia passare. Sì, in qualche modo. No. Anche questo è stato tutto distrutto. Poi passare è un'impresa, eh. Avevo anche un goccio d'acqua, che vedo che sono un po' stanco. No, mi fa bene. Comunque abbiamo anche il nostro coso, il nostro scheletro che ci dà la spinta in più, quindi possiamo stare un po' tranquilli. Ma vedete che qua dietro è pieno di CA, che è tutto di me là di dietro. C'è anche di studio un po' di più possibile, se magari ci facciamo una via per scappare dopo. Eccola. Uno sta qui davanti. Poi cos'è sensore non che fa rumore? Attenzione qui. Ok, lì dietro, ok. Perché non scavare. Lo dico, il sensore che fa pipipipipi. No, attira le granate, fa rumore solo nella mia... diciamo, queste le cuffie. Sì, lo so. Picco, non piangere, sei con me. Ci abbiamo fatto altre volte, deve avere paura ora. Fatto distrutto. Dobbiamo beccare insieme, però se già siamo 1-1. Devo chiamare anche i suoi amici, ovviamente. No, pieno, pienissimo, forse. Perché non l'avevo beccato solo questo? Se li vedessi, sarei molto più felice, sinceramente. Ok, siamo arrivati. Ora aspettare gli attrezzi del Giano. E lì che si attacca, ma siamo qua dentro un po' attaccarci, almeno questo. Ma quando? Da quando può attaccare? È lì. Da quando può entrare anche qui? Si attacchi. Guarda qui anche i segni gialli, sono loro. Andiamo un po' sopra qui. Mamma mia.
Vabbè. Vediamo sì, la S però, mamma mia, tanta roba c'è qui. E che fate nei privi? Mamma mia, troppa roba c'è qui, M. Ok, siamo tornati a 3 kg, siamo... Siamo anche per i compa, tanto quarti, abbassati. E lì mi hai detto che parte da quella parte, non si vede però. Ma se non è che strada che hai fatto prima, così dobbiamo evitare. Magari se ne vede anche un goccio d'acqua qui davanti a loro. Occhio, occhio, che qui c'è qualcuno sulla sinistra. Ma è distante. Però qui venire senza niente, ucciderli tutti e poi piazzatura c'è, però non ho mai capito se si può liberare una zona dell'ECA totalmente, perché tra l'ECA non penso che siamo tutti morti, siamo qui rimasti legati a questa terra, deve essere questo il senso. Quindi se io li vado a uccidere tutti, libero la zona oppure no? Sai, così scoprire, però cerco su qualche blog magari. Allora, qui non c'è nessuno. Vedete anche il sensore è calmo, quindi siamo tranquilli, almeno per ora. Vediamo un po' di lavoro del maledetto. Aspetto consegna. Dai. Sai che cosa vuol dire per me? Quanti ricordi in questi vecchi attrezzi? Sono cose che non si ricreano con una stampante chirale. Pensavo di averti dato una missione impossibile. Oh, sì, ora ci siamo. Aspetta di vedere che armi ci farò con questi. Sam Bridges, sei incredibile. Grazie. A dirla tutta, Fragile e i suoi non mi hanno fatto mai niente di male. Anzi, sono in debito con loro. Ma se ora sono in combutta con Higgs, significa che sono come lui, no? Sembra quasi che questi cazzo di terroristi si stiano riunendo come una grande famiglia felice. Forse è ora di fare lo stesso. Magari per noi c'è speranza. Se ci sono persone come te nelle UCA, più siamo meglio è, vero? Con in più una nuova America. Collegami alla rete chirale. Posso fare è prendermi cura di voi. Finché mi terrai connesso, continuerò a rifornirti con i miei migliori attrezzi. E insieme vivremo un po' più a lungo. Oh, tra l'altro, dai un'occhiata a questa meraviglia. Si chiama Sparabolas. Dovrebbe tenere a bada i piantagrane per un po'. Ovviamente non è letale. Non posso promettere che non lasci dei segni, ma alla fine sono fatti loro. Se può farti comodo, prendilo. Uno sparabolas, eh? Può essere molto utile. Puoi usarlo per bloccare bersagli umani senza doverli uccidere. Ma se scambi quei cavi con i fili ricavati dal tuo sangue, funzionerà anche sulle CIA. Coraggio. Provala pure.
E ok, la Tigiana sembra aver fatto un buon lavoro. C'è anche uno sparabolas che è stato utile per combattere contro i muli. E possiamo andare avanti. Anche se siamo uniti, quindi ora dobbiamo tornare verso la città. Ti saluti. Diciamo che grazie al coraggio di Sam, ha detto che possa meglio unirsi così da poter andare avanti e fare di più. Però quello che non capisco è una cosa. Sì. Sam. Un lavoro magnifico. Hai riportato tre stazioni dalla nostra parte. I prepper sono connessi e la rete chirale è in ottima forma. Intendiamo usare un centro regionale come stazione secondaria. Ma ci penseremo più avanti. Ora abbiamo un incarico prioritario: rimediare a un guaio. Dovresti recuperare uno dei server di sistema di Lake Knot City. L'avevano mandato a riparare e i muli l'hanno rubato nel viaggio di ritorno. Il server contiene dati di convalida per un nostro nuovo sistema di consegne. Userà la rete chirale per automatizzare le consegne. Per noi è inestimabile. I muli lo userebbero come fermaporta. Ma prima lo farebbero a pezzi per estrarre i cristalli chirali e i metalli rari. Se non interveniamo subito, perderemo quei dati. Quindi fila subito al sito di consegna dei muli, prendi il server e riportalo a Lake Knot City. Ci penso io a far partire l'ordine. I dettagli via M-Link. Va bene, quindi è una scusa solo per provare il coso, sparabola. Se mi andare in una zona che c'è più muci, anche di una macchina. Prima volevo fare una cosa, dov'è la strada? Questa è? Giornata online. Giornata online, dov'è la strada? Asfalta, c'è uno qui mi sembra. Sì, possiamo fare prima qui per scaricare un po' di materiale. Che mi serve? Dove posso mettere i segnali qui? Ho la X? No. Col triangolo, col cerchio, no. Andrei a mettere prima di tutto questa strada, se mi scarico un po' di materiale, e poi penso ai muli. Perché entro così che tu una scuola farci provare lo sparabolas. Che questo è anche utile contro i nemici. Wow, bellissimo. Abbiamo 13, quindi intanto non sarei troppo. Ciao, bello, tutto a posto. Te, così ti insegna a rubare gli altri. Cattivo. 5 di metalli, pigliamoli. Vedi, stanno andando lì. Buono che ci lasciano qui liberi di prendere tutto quello che vogliamo, però. Eccoli un altro. Che poi viene messo in noi, quindi ci verrebbe. C'è quanta roba c'è qui. Se sto prendendo una macchina io sarei l'uomo più felice del mondo. Sai che ci ha visto? Sembra c'è su sto c'è la musica. Eccoli. No. Riposiamo un po', ci starai su. Stavo per crollare. Così ci dà un po' più di stamina che può servirci. E salva pure, va. Dai, semmai alzati. Prima tutto quello che c'è qui. E si va a portare all'Equinox City, quello che ci serve. Allora. 2, 3. Opera antica, strumenti. Fermiamo tutto. Quando siamo carichi. Spero che la macchina porti tutto. Non è una cosa che lasciare qui, tipo la resina o le scarpe, va. No. Vedi con un giro proiettore, no. No. Non dimmi che non posso. E da solo posso. Proviamo ad andare così. Fa salire? Sì. Mi fa salire.
Benvenuto. Vai a raccontarmi, certo. Oh, hai recuperato il server. Fammi dare un'occhiata. Fantastico, il grande messo ce l'ha fatta di nuovo. Il server è in condizioni perfette. È un sollievo sapere che i nostri dati sono al sicuro. Grazie di cuore. Sam, ho aggiunto una tre ruote alla lista di provviste che puoi fabbricare. Lake Knot City ce ne ha fornito il progetto come ringraziamento. Ti spiegherei come funziona, ma tu ne avevi una, o mi sbaglio? Due ruote anteriori, una posteriore, alimentata a batteria. È dotata di una batteria che si ricarica quando non viene usata. Non facile da guidare su terreni cosparsi di ostacoli. Ideale per lunghi tratti in piano, bla bla bla. Stiamo cercando di farti ottenere anche un altro veicolo. Ti terremo informato. Grazie, Sam. Con questi dati possiamo finalmente portare avanti il nostro nuovo sistema di consegna automatica. Dirò ai ragazzi di iniziare con il test dei robot. Ora dovrai portarlo al centro logistico a sud di Lake Knot City. Controlla il terminale delle consegne se sei pronto. I prepper avevano da ridire sulla Jaida. Sicuro che ci possiamo fidare di lei? Quella faccenda con Ezio. Pensavo di averti detto che lei lo odia ciecamente. Il nemico del mio nemico. Io la penso così. Ma non ascoltare me. Chiedilo pure a lei e poi fatti un'idea. Chi ci piaccia o no, lei ci serve. Sam, sono Fragile. Ho sentito che hai aggiunto tre prepper alla rete e hai consegnato loro tutto ciò che gli serviva. Ben fatto. Già che ci siamo, non è che ti andrebbe di spiegarmi che cosa succede tra te e Higgs? Hai sentito qualche storia, eh? Va bene, te lo dirò, faccia a faccia. Incontriamoci al centro logistico a sud di Lake Knot. Tanto sei diretto lì, no? Ben fatto. Beh, in realtà non dovrei andarci proprio ora, Però si dava bene. Allora, stanza privata. Sì, andiamo alla stanza privata, un po' ci riposiamo. Mi sembra quella giusta da fare. E vediamo che... Dicevo, come mai se non andava a difendere Fragile, come dicevano i prepper, soprattutto gli ultimi due? Anzi, soprattutto l'ultimo era proprio contrario. E perché anche lui non si fida tanto di Fragile. Di questo qui non mi aspetto. Pensavo che un po' così fidasse, visto che lei... Sì, è vero che l'ha guardato mentre guardava con X, però l'ha aiutato, no? Ok, un po' di sangue si è preso. Sam, hai tanti messaggi non letti? Potresti perderti consigli utili o ricompense speciali. Perlomeno cerca di leggere i messaggi prioritari. Sono quelli segnati in giallo. Ovviamente, dai, adesso ci sono perso. Cosa sei quel modello lì? Sembra nuovo, ci sono cose nuove? Sì, come ricordi, cosa? Battaglia Inco... No, vabbè, ci fa mancare la battaglia... No, grazie, non mi interessa. In cui classificare? No, non mi interessa, sinceramente. Andiamo per terminare, sì. Allora, come sempre preppe, penso dove andare in quel punto lì. Però non ci c'è altro, è caso. Cioè, andare forza fuori. Un po' anche la posa, cioè, ok, ordini di prova, c'è un carico smarrito. Stanza privata l'ho già fatto. Sono consigli con la missione speciale, io ho tutte cose extra che non ci interessano più di tanto. E allora ragazzi, direi che per oggi siamo finiti qui la nostra live. Sono 2 ore di live che abbiamo già fatto missione dei tre prepper. Sono davanti più di quanto mi aspettassi, più di quanto avevo fatto prima, quindi sono contento di questo. Bello vedere che ci sono anche molte strade che potresti spostare, più noi costruiamo, più possiamo aiutare, appunto, anche noi stessi aiutiamo, per ci muove più facilità, e in più una macchina, anche se penso abbia fosse un limite, diciamo, infimo, che anche potrei portare di più, ma penso che una macchina ha un limite di 100-200 kg, che non possiamo andare oltre. Questo è un peccato, che caricare un bel po' di cose, è vero che anche 100 kg già è tanto, non è che poi si alza tutto, però mi aspettavo un po' di più di limite. E allora, come sempre, queste live le troverete in estratti su mio canale YouTube.
Penso potrei in 4K perché ho visto che quando scarico i film, le live sono tutte in Full HD, quindi è più facile trasportare da Full HD a 4K, visto che il gioco è in 4K, quindi magari riesco a portare la qualità migliore. Non sarà 4K originale, ma insomma la qualità sarà quella. Per trovare il canale YouTube, trovate tutti i miei contatti sulla mia homepage, sia social e anche canale, e anche tutti i giochi affiliati, come donare, gli abbonamenti, i vantaggi di abbonamento, bla bla bla, tutte le cose trovate lì sulla mia homepage. Noi torniamo domani sera con sempre l'estraining, per andare sempre di 2 ore, 2 ore e mezza massima, perché poi non posso fare di più, mi dispiace, adesso devo un po' limitare così, non fare troppe ore, anche se lo metto un po' in carreggiata. Noi ci vediamo appunto per sera domani, dopo Cemetery, passo e chiudo.